non ha nessuna intenzione di interrompere lo sciopero della fame Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto per terrorismo al 41 bis, trasferito per motivi di salute dalla Sardegna al carcere di Opera a Milano. Stamattina la visita della senatrice Cucchi, il cui nome è legato a un'altra dura vicenda carceraria. Trovato le condizioni del detenuto Alfredo Cospito, a dir poco allarmanti, e peggiora di giorno in giorno, di ora in ora. Poi rivela i dettagli del colloquio avuto. Non vuol più incontrare nessun politico. Io sarò l'ultima che incontrerà e mi ha incontrata solo ed esclusivamente per la mia storia, per quello che rappresento. Ed era questo il motivo per cui oggi sono venuta qui. Mio fratello è morto di carcere e nessuno mai più deve morire di carcere. Anche l'avvocato che lo difende delinea un quadro allarmante per lo sciopero della fame. È estremamente grave la situazione. Se effettivamente qualcuno intende assumere un provvedimento che risolva la vicenda, lo faccia in tempi estremamente rapidi. Non c'è più tempo. No, non c'è più tempo, 105 giorni, sono 3 mesi e mezzo, è tantissimo. I magistrati di sorveglianza riferiscono che Cospito ha sospeso anche gli integratori, beve molto e assume solo sale e zucchero. Sul fronte politico i sottosegretari alla giustizia, Andrea Del Mastro e Andrea Ostellari, saranno messi entrambi sotto scorta. In un'intervista Del Mastro torna ad attaccare i 4 parlamentari Dem che lo scorso 12 gennaio andarono in visita da Cospito. Il PD spieghi l'inchino ai mafiosi, dice, immediato dal Nazareno l'annuncio di una querela, continua a restare occupata a Roma all'Università La Sapienza, dove sono comparsi manifesti e scritte contro lo Stato e i rappresentanti delle istituzioni. Scritte subito rimosse.